Buongiorno Sergio, buongiorno amici. Buongiorno Salvatore. Siamo da Platinum Square. Perché l'hai chiamato così? Ah, è stata una scelta io e dei miei soci. È saltato fuori questo nome e ci è piaciuto subito e lo abbiamo preso. Non c'è una motivazione particolare. Che cosa fate in pratica, in poche parole? Siamo una società dei broker nel real estate qui a Dubai. Abbiamo due uffici, uno in Business Bay e da 3-4 mesi abbiamo aperto questo in Media City, come vedi, con una panoramica incredibile. Incredibile, bellissimo il panorama su veramente tutte le icone principali di Dubai. Sì, quando lo abbiamo visto siamo rimasti impressionati, lo abbiamo bloccato subito. Perché diciamo che ogni tanto, mentre lavori, ogni tanto fermarti e berti un caffè affacciato a questa vista, come un qualcosa di rivitalizzante, no? No, sono d'accordo. E poi il significato delle icone di questa città, dalla ruota al Burj Khalifa, alla vela, qualunque cosa, al museo del futuro, ispira a impegno, a fare bene il proprio lavoro, no? Questa è la sensazione che mi viene, dire guarda, hanno fatto un lavoro fatto bene, impegnati di più, è quello che dico a me stesso. È il messaggio che viene trasmesso qua, è una cosa incredibile. Quando io ho molti clienti, a molte persone che magari sui social mi scrivono, dico sempre, per quanto noi ci sforziamo di spiegare, se non vieni qua non puoi riuscire a capire che forza magnetica che c'è qui a Dubai. Ha senso ancora oggi parlare di agente immobiliare? Conviene a un investitore pagare la fee? Domanda intelligente. Secondo me ha senso nella misura in cui l'agente immobiliare si uniformi al mondo di oggi, caratterizzi la propria professione con un background, con delle conoscenze, che sia informato su tutto ciò che è ampliamento delle proprie conoscenze per fornire agli investitori una consulenza buona. Sta finendo, secondo me, e non me ne vogliono quelli che sono ancora così, le agenzie immobiliari con i cartoncini fuori, con scritto, magari nei paesini, nelle città piccole, però ormai con un click puoi vedere tutto. Il click ti fa vedere l'immobile in forma però fredda, pragmatica. L'agente immobiliare può fartelo vedere in un altro modo, facendoti una comparazione fra quello e altri immobili, facendoti dei riferimenti su che rendimenti che ti può dare, su che sviluppo in termini di rivalutazione può avere. Quindi, in questo senso, se l'agente immobiliare è preparato, credo che sia ancora una funzione importante. Certo, ed è per questo che bisogna essere presenti in loco. Non puoi parlare di una cosa che non vivi quotidianamente. Direi di sì. Io sono residente da 2 anni, ma anche prima che non ero residente non c'era mese che non venivo qua, stavo almeno 10 giorni. E poi tu hai tanti ragazzi, ho visto. Sì, sì, sì. Adesso nei due uffici qua abbiamo diversi agenti. Poi abbiamo in Italia anche, quindi li stiamo formando per essere pronti proprio ad affiancare l'investitore con, mi permetto di dire, col mio metodo, che è molto personale, molto sartoriale. E che stai promozionando con l'Academy? Sì, l'Academy tra un mese, mezzo e mezzo sarà pronta, saranno una serie di oltre 30 video lezioni dove oltre al sottoscritto ci saranno dei docenti molto importanti, architetti di fama internazionale, avvocati, esperti di marketing, comunicazione, di cripto, perché credo che oggi un agente immobiliare debba avere una formazione culturale altamente professionale. È un'Academy per chi è già agente immobiliare che vuole crescere, migliorare le proprie conoscenze, per chi non lo è e vuole entrare, io dico, a gamba tesa in questo mondo, quindi non in modo soft, ma in maniera... E anche per gli appassionati, per gli investitori che vogliono entrare ad un livello un po' più elevato. Allora, sai, sono arrivato qua da meno di un anno, volevo continuare il mio lavoro di investitore, ho cominciato a conoscere un mercato eccezionale, ma quanti sono gli italiani che in questi anni hanno comprato come me? Che cosa comprano? Quanto spendono? Qual è la tua sensazione? Allora, tu sei un po' una mosca bianca perché in così poco tempo raggiungere il tuo successo, posso assicurartelo che non è facile. Io sono arrivato qua 6 anni fa dopo 30 e passa anni di agente immobiliare in Italia. E il primo anno ho fatto fatica, quindi complimenti pubblici, ma non per essere, ma è vero, insomma. Quindi, grazie, ho fatto anche un sacco di errori nel frattempo. Ma quelli fanno crescere comunque, quelli fanno crescere, chi è che non li ha fatti? Detto ciò, gli italiani sono sempre un po' più lenti, no? A capire cosa sta succedendo fuori dal proprio paese. Quelli che sono venuti qua hanno probabilmente capito prima le potenzialità. Noi
io e tutti quelli che fanno il mio mestiere qui da tempo lo dicono, no? Chiaramente l'investitore, puoi avere sia l'investitore medio-piccolo che ha già qualcosa in Italia per diversificare, se compra lo studio, il one bedroom qui, sia l'investitore un po' più, fra virgolette, corposo, no? Che magari compra più di qualche unità per metterle a reddito o per fare semplicemente trading, no? Qua si possono fare queste cose, specie con i pagamenti magari un po' dilazionati che i costruttori offrono, anche l'operazione di trading può essere facilitata da queste opzioni, no? Lo so bene, io ho cominciato così, devo dire che è andata molto bene grazie al piano di pagamento, cioè l'ipotesi di poter avere tempo pagando le rate, però senza pagare l'intero immobile. Una favola, una cosa che non so quanto durerà, ma per una volta non era così. Una volta, adesso poi con un po' di crisi, il Covid e tutto, questi piani di pagamento sono intervenuti veramente in forma consistente da parte dei costruttori. E con la grande opportunità di essere anche protetti, perché se la costruzione non esiste c'è la garanzia del governo. Questa è un'altra cosa eccezionale. Io quando parlo con gli investitori dico sempre: guardate, voi preoccupatevi di scegliere l'immobile, perché il resto non vi dovete preoccupare, perché è tutto garantito. Quindi uno già si mette un po' a proprio agio, no? Pensa, perché quante volte ti è successo anche te, magari parlando con qualcuno, gli spieghi l'immobile tecnicamente e questo ti interrompe e ti dice: sì, ma se succede. Quindi questo non è concentrato su quello che tu spieghi, ma pensa se succede. Fammi fare la battuta, ma se lo sceicco impazzisce e si prende tutto, che è una delle frasi che ancora a volte aleggiano. Non c'è una risposta da dare a questo nel 2021 in un paese così, no. Vorrei dire un'altra cosa in controrisposta, che mi preoccuperei più di un altro paese, ma non voglio entrare in polemica, perché comunque è un paese che amo, ma lasciamo perdere, però magari ci ritorno da un altro taglio. Per noi italiani è più difficile investire all'estero, perché il mattone in Italia ha sempre tirato molto. Sì. E come insegnano i nostri padri e i nostri nonni, che volta loro ebbero l'intuizione di comprare la casa o anche due, a volte tre, tutto si è valorizzato. Certo. Questo forse non è più così vero o non è così sicuro oggi, no? Ma sai, il mondo cambia, ci sono delle evoluzioni, ma sono anche delle involuzioni, no? Quindi dipende un po' il segreto principale, la frase storica, ma come compri e quando compri, in che periodo storico compri. Quindi io a volte ho avuto delle discussioni con degli investitori che hanno acquistato degli immobili anni fa con dei rendimenti alti, ma io gli continuiamo a dire sì, però il prezzo è alto. Quindi se il prezzo scende, il rendimento che tu hai avuto te lo mangi con il deprezzamento del tuo immobile se devi venderlo, no? Quindi io sono un assertore non solo del rendimento da locazione, ma sono un assertore della rivalutazione che può avere l'immobile, perché l'immobile si deve rivalutare. Rendimento da locazione è un parallelo, ma l'immobile è nato per rivalutarsi, secondo me. Io sono molto d'accordo personalmente, infatti nella mia strategia di investimento scegliere Dubai o posti come questi nasce dalla riflessione del prezzo medio per metro quadro, wow, che è veramente 40-50% inferiore a quello delle principali capitali. Quindi se uno paragona Dubai, scegli tu con Milano, Londra, Shanghai, New York, Los Angeles. Lasciamo stare Monte Carlo, 60-70 mila euro al metro. Che però potrebbe essere un ottimo paragone, perché ci sono analogie anche di politica fiscale. Allora in questo caso devo dire è difficile pensare che non si valorizzerà. Sono assolutamente d'accordo con te, perché io lo dico sempre anche ai guru che mettono analisi finanziarie, grafici, io dico sempre: lasciamo stare quello, rispondetemi, non è possibile che a Dubai compri 3, 4, 5 mila euro, non è possibile, una metropoli, cioè non è possibile, prima o poi deve salire, senza andare a laurearsi e prendere tre master, non è possibile questa cosa, secondo me. Non è possibile. Tra l'altro mi fa sorridere, mi fa ricordare di molti amici investitori, io in genere compro roba tendente al lusso, perché credo che sia una strategia difensiva. Sì. Non è che io amo il lusso, io amo il buon affare immobiliare, sì, e il sano affare immobiliare, quello sicuro soprattutto. Quindi compro a 5.000 euro e sembra caro ai investitori italiani che forse vanno a comprare fuori Milano o a Sesto San Giovanni a 6.000 euro. Per non parlare di certi posti di Milano, con tutto rispetto, adesso
sappiamo quanto costano, quanto... Se parli di 12.000, eccetera, anche sì, di più. Sì, con un problema, che se scendi non puoi portare il Rolex perché rischi che te lo scippano. Poi c'è una cosa da dire, Milano è la regina del real estate italiano, però è sempre in Italia purtroppo, sta sempre in Italia. Sono molto d'accordo e approfitto per ricordare anche che Milano è il 5% del totale popolazione, quindi c'è un 95% di mercato immobiliare che è lì. Adesso si sta un po' rivitalizzando per merito di queste normative fiscali, ma io in tal senso dico sempre, non è un boom immobiliare quando fai investimenti perché lo Stato non ti fa pagare tasse. Il boom immobiliare è quando ci sono degli elementi oggettivi che fanno crescere il valore degli immobili. Io mi ricordo, io ho già i capelli bianchi, un po' di anni fa, la famosa legge Tremonti in Italia, dove chi investiva in immobili a uso direzionale, commerciale, artigianale, avrebbe poi avuto una defiscalizzazione per 8 anni. Tutti, pur di non pagare tasse, hanno acquistato immobili, strapagandoli, perché come adesso i prezzi dei materiali edili in Italia sono andati su per il 110% e tutte. Poi, quando dopo un po' di anni si sono ritrovati sul mercato una valanga di immobili, dei leasing, rientrati, che questi non riuscivano più a pagare il leasing, il mutuo, perché sono indebitati, non hanno più pagato le tasse, ma non sono più riusciti a tenersi l'immobile. Io la chiamo la droga, perché quando tu metti un elemento che non è di mercato, quello non è un vero mercato, è una cosa che sulla base dello sballo vedi in un certo modo. Senza dire che sono aumentati e incrementati i costi di tutti i materiali, perché la finestra che costava 100 oggi costa 30-40%. Oggi costa 140 perché tanto paga pantalone, in classico mindset italiano, purtroppo. La cosa più, secondo me, pericolosa, ed è il motivo per cui io invece sono molto diffidente a questa situazione, è che con gli immobili rinnovati il catasto aumenterà le rendite e quindi ci sarà un'ondata IMU spaventosa sulla tasca dei proprietari che non possono difendersi da questo. Assolutamente, lì non puoi far nulla. Ma poi c'è da dire una cosa, secondo me, un mercato immobiliare diventa importante quando cresce perché c'è il paese che cresce e quindi il mercato immobiliare è allineato con la crescita del paese. A Dubai migliaia di investitori da tutto il mondo investono perché, non solo perché Dubai è bella e iconica, investono perché qui c'è una programmazione di sviluppo da parte del governo per i prossimi 50 anni e qui quando dicono le cose le fanno. L'Italia, ma come qualsiasi altro paese, dove tu fai muovere il mercato soltanto per effetto di provvedimenti fiscali, sono dei provvedimenti tampone per dare un po' una fiammata, ma non è che il mercato immobiliare cresce perché il paese cresce. Quindi è un esempio che io faccio, perché è giusto non farsi prendere dall'impeto, no? Tutti investono, anch'io, 110, bonus facciate, ottimo, tutto quanto bello, anzi prendeteci dentro, però poi quando sono finite queste agevolazioni, boh, che si fa? No, si fa che speriamo che il mercato italiano possa riprendere nell'ambito dell'interesse degli investitori che guardano, come dicevi tu oggi, Milano e un po' Roma. Ma senza aiuto uno non ristruttura casa, non ristruttura l'albergo? Questa è una domanda ghigliottina, questa è una domanda... Esatto, questo è proprio quello che tu hai centrato in pieno. Comunque, qui di buono che parlando di ristrutturazioni a Dubai pure c'è un sacco di roba da fare, quindi non esiste solo il mercato primario, no? Ma anche il secondario offre belle opportunità, perché qui, diciamo, anche dopo 10 o 12 anni c'è già da rimettere mano, sì, e da rifare il disegno, no? Ma qui c'è una tale vastità di io sono venuto qua dopo 30 passanti in Italia e sono rimasto folgorato, perché c'è una tale disponibilità di scelta di metodo di investimento, cioè tu puoi veramente crearlo su misura. Quindi tu vuoi anche acquistare un appartamento di una certa età e sistemarlo, secondo me è fondamentale capire le parti comuni come sono. Se la lobby è ancora bella e carina, lo puoi fare. Io sconsiglio quando magari la lobby è un po' trasandata, tu ti ristrutturi l'appartamento, ma però chi entra là... ma questo è un mio parere personale. Sorrido perché io non ho comprato il Rimal CBA per molti insieme, perché la ristrutturazione tu la fai sul tuo, ma poi devi vedere il resto
della torre com'è. Quindi se il resto della torre ha mantenuto un buon stato di manutenzione, è un buon business, se no rischi di impegnare dei soldi con difficoltà dopo di rivendita. In ogni caso, approfitto di questo momento che ci stiamo dando, perché non è solo investire a Dubai, è che si possono svolgere delle attività da investitore professionale. Appunto, si può fare trading, come dicevi, si può prendere qualcosa, rivalutarla, ridisegnarla, anche portando la nostra capacità di design. Assolutamente. E quindi diventa un modo per creare lavoro. Questo, non solo per fare l'affare speculativo, guadagnando a casa il grano. Se tu vedi questa cosa con una visione completa, 360 gradi, ci sono tante opportunità per tutti. Anzi, secondo me il più grande affare, sia per chi lo fa a livello di consulenza, ma sia per chi poi ne trarrà i frutti, quindi magari l'investitore finale, è una buona sinergia fra l'investitore e fra l'agente immobiliare. Perché sono due figure che possono interagire e essere complementari in questo corpo. Certo, non è sempre facile, ma ci vuole molta propensione all'ascolto reciproco. Non è facile nella misura in cui uno crede di sapere tutto. Nella misura in cui sei bravo a confrontarti e accettare anche i consigli o prendere spunto da una persona che ha delle esperienze maturate in altri campi e lui ti aiuta a fartele tue e viceversa tu puoi aiutare lui a trasmettere qualcosa di tuo, sono sinergie importanti secondo me. Sì, condivido, fondamentale. Infatti la mia domanda iniziale era poi la battuta. Non si può francamente disintermediare senza il pericolo di non avere il consiglio della persona esperta. Quindi è come comprare davanti alla bacheca facendo click, adesso la bacheca era ok, con rispetto non sai cosa stai comprando. Esatto. Allora, i profili dell'investitore, no? Dicevamo, le aspettative dell'investitore possono essere molto diverse e sicuramente qui a Dubai c'è spazio per tutti. Ma a Dubai l'investitore è esattamente uguale all'investitore di tutto il mondo, mi spiego meglio. Ho lavorato in Italia per 30 e passa anni e anche in Italia c'era l'investitore che mi chiedeva espressamente il centro storico, la zona top e quello che invece magari mi chiedeva terreni da urbanizzare per fare, che poi avrebbe venduto i lotti, avrebbe costruito, avrebbe fatto. Uno è una cosa magari più costosa ma più rapida nella realizzazione, l'altra costa magari meno perché se vai in periferia i costi sono più bassi, però magari a un'espansione territoriale e anche demografica interessante. Qui a Dubai è la stessa cosa. A Dubai puoi comprare Dubai Marina, come fai tu, che sono posti eccezionali, fra i più belli al mondo, downtown, sotto il Burj Khalifa, e poi magari puoi andare in qualche zona più esterna, vicino ai campi da golf o qualche quartiere nuovo, dove fino a 3 anni fa c'era sabbia, ora iniziano a costruire, fra 5 anni, 10 anni sabbia non ce ne sarà più e sarà un'estensione Dubai. Quindi c'è chi magari punta al subito, cioè dove si tocca già con mano per avere, chiamiamola, una certezza nell'immediato e tu sei uno di questi e stai andando bene, e chi invece magari anche per proprie esperienze personali precedenti punta invece ad andare a essere fra i primi ad investire in una zona ancora vergine, in una zona, quindi, e Dubai ti offre questa scelta proprio. Assolutamente sì, e questa scelta si sposa anche molto bene con la tasca. Perché non è vero che ci vogliono milioni di euro per consumare come si vuole. Certo, non si può pretendere forse con 50.000 euro di fare l'affare immobiliare, però è una città che però offre c'è chi, spazio. Scusa, se ti interrompo, con solo i 50.000 euro, però magari con dei buoni flussi di reddito che a livello personale ha comprato qualcosa con pagamento 3, 4, 5, 7 anni, con solo 50.000 euro e dando degli acconti ogni, è riuscito a che in Italia non sarebbe mai riuscito a fare. O hai tutti i soldi o fai un mutuo, se no non è che... No, ma io intendevo con 50.000 per la casa, no? La casa nel deserto è 50.000. Cioè, ah beh, sicuramente. Visto promozioni di case a 70-80.000 euro. Ci sono, sì, a mezz'ora da qua. Però è vero che l'ipotesi invece di dare un acconto di 50.000 e di approfittare dei piani di pagamento evita anche la mortificazione della banca. Assolutamente, è il costruttore che ti propone un piano di pagamento, questa è una cosa eccezionale. Cioè, eccezionale. Speriamo che questo messaggio sia anche colto da chi ci dice, perché a Dubai sembra un paradosso, la città del lusso, anche chi non è Onassis
assolutamente, può investire qua. Sembra un paradosso, invece le agevolazioni che ti fanno ti permettono di accedere in questo posto fantastico. Sì, la mia, quello che ho visto in questo anno, devo dire, è una città veramente per tutti. È una città, sì, per famiglie come per single, per, lasciami dire, ricchi come per assolutamente, poveri. Nel senso che è chiaro, la qualità della vita è straordinaria per tutti. La serenità. E la assenza di problemi di quelli che siamo abituati noi. Cioè, è chiaro che fanno due vite diverse, però si vive bene insieme, che è una cosa che dove anche ti assicuro che io fu la cosa che mi ha fatto innamorare quando venni qua per la prima volta. Piacere averti incontrato. Piacere mio. Anzi, faccio i complimenti a Lucio perché hai bruciato le tappe e sei diventato bravissimo. Spero di migliorare anche grazie ai tuoi consigli. Un saluto. Ciao Sergio. Ciao a tutti.